Sono le 9:15 di questa domenica mattina, 2 agosto 2020, una buona estate a tutti da RTL 102.5, l'estate anche del Power Hits 2020, la serata finale fra esattamente 37 giorni, il 9 settembre all'Arena di Verona, in un allestimento unico, palco centrale, senza pubblico ma con uno show pensato per tutti voi, attraverso la radiovisione di RTL 102.5, la contemporanea in diretta su TV8 e Sky 1. Con noi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina, il sindaco di Verona Federico Sboarina. Buongiorno sindaco e buona estate. Buongiorno, buongiorno e buona domenica anche a voi. Sindaco, allora, di turisti insomma sembra che sia tornato ad arrivare qualche cosa, più o meno dall'Italia, ne stavamo parlando questa mattina anche in linea diretta, nonostante, come diceva giustamente Fulvio, qualche mese fa andare in vacanza sarebbe stato quasi impensabile, invece pare che poi un minimo di ripresa, per fortuna o purtroppo, insomma dipende dal buon senso di chi va in vacanza, una ripartenza c'è stata. Com'è la situazione a Verona e soprattutto come immagina che sarà a settembre, quindi nei giorni del Power Hits estate, 9 settembre 2020? Ma sicuramente nelle ultime settimane i flussi turistici sono aumentati qui da noi, sono ritornati quelli che non c'erano a fine giugno, inizio luglio, quindi olandesi, danesi, che sono buona parte dei turisti di questo periodo. I tedeschi hanno ricominciato anche loro a venire, tra l'altro il loro periodo è proprio questo, comincia con la fine di luglio poi tutto il mese di agosto, e devo dire che sia sul lago di Garda che in città si percepisce sensibilmente l'aumento dei turisti. L'abbiamo visto anche nella vendita dei biglietti della stagione lirica, nella stagione d'opera in Arena, che abbiamo iniziato il 25 e poi l'altra sera con una bellissima messa di Requiem di Mozart dedicata a tutte le vittime del Covid-19, e nella vendita dei biglietti percepisci chiaramente un aumento veramente esponenziale dell'interesse, ma anche della presenza, ma lo vedi anche in giro. Ovviamente non siamo ai livelli degli anni scorsi, però insomma sicuramente è un progressivo aumento, e tenuto conto che qualche mese fa non sapevamo nemmeno cosa sarebbe successo poi a luglio agosto, insomma per la nostra economia questo sicuramente è un segnale positivo. Sindaco Sboarina, tornando a parlare così dell'evento, del grande evento di RTL 102.5, la Power Hits estate, il 9/9/2020, proprio nella sua città, all'Arena di Verona, e lo ricordiamo spesso che i nostri ascoltatori possono andare su rtl.it e votare il loro tormentone estivo. Innanzitutto le chiedo se lei ci andrà e magari se ci può così svelare il suo voto. Non posso, sul fatto se ci andrò sarò ovviamente lì, poi sicuramente quel giorno lo vivrò intensamente, perché ci saranno nella nostra città tantissimi grandissimi artisti. Ma questo senza dubbio, io naturalmente intendevo su rtl.it per dare il suo contributo. Ma io cercherò di essere presente, ovviamente non ci sarà la presenza di pubblico, ma evidentemente sarò con voi proprio fisicamente in quegli spazi, in quei giorni, anche perché insomma a me piace molto gustare anche quell'atmosfera che c'è da dietro le quinte, no? Prima dell'esibizione dei grandi artisti c'è un'atmosfera che si percepisce tante volte come veramente magica, e il palco dell'Arena, tra l'altro, benché senza pubblico, è un palco, soprattutto anche adesso, che è al centro, che dà un'emozione veramente incredibile, perché ho capito in questi giorni, insomma, che sono stato spesso in Arena per vedere che il fatto che tante volte gli artisti dicano che insomma all'interno dell'Arena è una sensazione unica, non è solo dovuta al pubblico, è proprio dovuta alla maestosità del monumento. Quando tu ti metti al centro di quel monumento con tutte quelle gradinate, oggettivamente ti dà un'emozione che è incredibile. Quindi quest'anno penso che con quello che avete studiato anche dal punto di vista della scena, delle luci, così l'immagine sarà veramente unica e irripetibile. Da godere, lo dicevamo, lo ricordavamo, ma ci fa piacere ripeterlo, in radiovisione su RTL 102.5 e in contemporanea in diretta su Sky 1 e TV8. Sa, poi sindaco, prima di lasciarla andare, ci auguriamo ad una domenica almeno parzialmente di riposo. Il palco centrale ha fatto riscoprire visivamente a tantissimi l'anfiteatro. Siamo così abituati a vedere l'Arena di Verona con il palco, che occupa naturalmente una porzione, parliamo come se fosse uno stadio moderno, verso una curva, di esserci dimenticati visivamente invece della maestosità del tipico anfiteatro romano, e l'Arena di Verona da questo punto di vista è uno dei testimoni migliori dell'architettura romana e meglio conservati in assoluto. Così facciamo anche uno spot per la sua città.
Assolutamente sì, devo dire che tutte le persone che hanno assistito ai concerti di queste sere di fine luglio, inizio agosto e che avevano vissuto, che hanno vissuto ovviamente per altri concerti, sia di lirica, spettacoli di lirica che di concerti pop, l'arena nel passato, rimangono a bocca aperta, perché oggettivamente quando c'è il palco normale, diciamo negli altri anni, non c'è solo il palco, c'è anche una platea che copre praticamente tutta la parte che quindi non si vede, una gradinata anche quella che copre tutti i gradini, quindi tu hai una percezione dell'arena bellissima, maestosa, lo stesso, ma parziale. Vederla con il palco centrale in tutta la sua maestosità, veramente anche chi era abituato a vederla e ne era innamorato mi ha confessato che, se possibile, si è innamorato ancora di più dell'arena, perché vederla così è una roba, è una cosa incredibile che toglie il fiato, veramente stupenda. Delle immagini emozionanti che vedremo in radiovisione il 9 settembre 2020. Allora, grazie mille al sindaco di Verona Federico Sborina e a risentirci. Grazie, buona domenica e buona giornata a voi.